cucina in un luogo molto speciale. Questa collina nasconde un segreto. Qui è nascosto uno dei più grandi tesori dell'archeologia ancora da scoprire. È la tomba, che risale oltre 2000 anni fa, del primo imperatore, l'unificatore della Cina, Shi Huangdi. È una tomba che attende ancora di essere aperta e che contiene forse dei reperti inimmaginabili. Anche qui intorno, qui sotto, ci sono dei tesori nascosti. Solo 30 anni fa si cominciò a scavare in questa zona e venne fuori una delle meraviglie dell'archeologia, il famoso esercito di terracotta di Xi'an. Questi soldati, alti 2 metri, furono collocati proprio a difesa della tomba dell'imperatore. Finora ne sono stati scoperti circa 8.000. Ma tutta l'area probabilmente è piena di reperti. Questa zona è stata scavata solo in piccola parte. Infatti si tratta di un immenso complesso monumentale che fa da contorno alla grande tomba che è ancora nascosta dentro la collina. Cosa ci sia dentro non si sa, però in base a antiche testimonianze ritrovate in certi documenti sembra che si tratti di un mausoleo ricchissimo. All'interno vi sarebbe la rappresentazione di un cielo stellato fatto con gemme preziose e intorno al feretro una riproduzione dell'impero cinese con fiumi e laghi di mercurio liquido. Nelle sale attigue si troverebbero i corpi di centinaia di concubine che avrebbero seguito volontariamente il loro imperatore nella tomba, ma anche i corpi di tantissimi operai rinchiusi loro malgrado all'interno perché non divulgassero i segreti della costruzione. Quell'esercito, dopo 2000 anni, non è scomparso, è ancora qui, immortalato nella terracotta, con i suoi fanti, i suoi arcieri, i suoi cavalieri. È come un fotogramma del passato, con questi 8.000 soldati raffigurati esattamente come erano all'epoca. Anzi, la disposizione in cui si trovano ci permette di avere un'idea di come era allora la formazione di un esercito in battaglia. La prima linea era formata da 3 file di balestrieri, gli artiglieri dell'epoca. Le balestre venivano utilizzate per evitare il corpo a corpo e potevano scagliare frecce oltre i 200 metri. Subito dietro seguivano i cavalli con i carri, le macchine mobili con ufficiali e comandanti a bordo e la fanteria a piedi in fila per 4. Ai lati dei carri venivano posizionate truppe con lance lunghe fino a 6 metri per impedire che venisse tagliata la testa ai cavalli. Questa armata pietrificata è rimasta sepolta qui in trincea per oltre 2000 anni. Nessuno sospettava che poco sotto la terra dove si coltivavano i legumi, dove cresceva il fieno, ci fosse un intero esercito in armi. Fin quando, nel 1974, un contadino, scavando per costruire un pozzo, fece questa clamorosa scoperta. Ogni statua è un pezzo unico, non esistono 2 soldati uguali. Ognuna è stata modellata separatamente, riproducendo con estrema precisione la divisa, gli accessori e il volto. Queste statue sono alte tra 1,80 m e 2 metri e pesano fino a 200 kg l'una.
Da 30 anni è in corso un lavoro immenso di restauro, un lavoro che impegnerà probabilmente ancora diverse generazioni, anche perché si scoprono sempre nuovi reperti. Ed è un lavoro da certosini perché è stato necessario rimettere insieme infiniti pezzi sparsi, a volte anche 200 pezzi per ricostruire un singolo soldato. Solo in rari casi le mani erano intatte, così pure le teste. Finora sono state ricostruite e restaurate circa 1000 statue. Gli altri soldati, feriti e mutilati per così dire, aspettano il loro turno. E non si sa quanti ancora ce ne siano sottoterra. Com'era qui la situazione prima che avvenisse la distruzione? Originariamente queste fosse erano delle vere e proprie costruzioni sotterranee. Tra una e l'altra esistevano dei muri divisori in terra battuta, che lei vede ancora. Erano dei corridoi costruiti per ospitare le statue di terracotta. Tutto quello che lei vede era ricoperto da un soffitto costruito in travi di legno. E il tutto era poi ricoperto da uno spesso strato di terra. In seguito ai saccheggi, questa struttura è stata incendiata e in seguito è crollata. La cosa interessante è che qui, proprio sotto i nostri piedi, ci sono altri soldati ancora da scoprire, vero? Sì, ma come lei ben sa, gli scavi possono creare danni enormi ai ritrovamenti, in particolare quando si tratta di reperti in terracotta. Per questo noi lasciamo intatti molti siti e non procediamo agli scavi per preservare queste opere dal degrado, lasciando così alle generazioni future questo compito, quando esse disporranno di tecniche più avanzate. Nell'area che lei vede qui intorno, per il momento non scaviamo più. Ma in passato non c'è stato mai qualche tentativo di penetrare all'interno della tomba dell'imperatore, così come è avvenuto per le piramidi egizie? Le fonti storiche riferiscono effettivamente di tentativi di profanazione della tomba dell'imperatore avvenuti nell'antichità. Però dalle esplorazioni archeologiche e dalle nostre indagini non risulta in realtà che nessuno sia riuscito a entrare nella tomba dell'imperatore. Quindi riteniamo che ad oggi il mausoleo della collina non abbia subito alcuna violazione. Le cose sono invece andate in modo molto diverso per l'esercito di terracotta che, come abbiamo sentito, è stato ridotto in pezzi dai saccheggiatori. Gli archeologi oggi, scavando nelle trincee, hanno trovato non soltanto cocci, ma anche qualcos'altro di prezioso. Quando si osservano i soldati dell'esercito di terracotta, e qui ne abbiamo un gruppo molto bello, un cavaliere, un balestriere, un arciere, un fante e un alto graduato, forse un generale, si rimane rapiti dalla loro bellezza. Ma passa in secondo piano un dettaglio fondamentale. Non hanno le armi. Insomma, si tratta di un esercito disarmato. Che fine hanno fatto queste armi che si sa erano micidiali? Come è noto, queste armi sono sparite, sono state portate via dai saccheggi dell'antichità. Le conoscenze nella lavorazione del bronzo permettevano non solamente di realizzare degli oggetti estremamente raffinati e bellissimi, come abbiamo visto, ma anche oggetti in serie. E quando si trattava di armi, erano degli oggetti davvero micidiali. Gli armaioli dell'imperatore Qin erano infatti in grado di mantenere la stessa qualità nel lavoro a catena di montaggio e le forme erano così perfette che i prodotti in serie non differivano neppure di un millimetro. Così realizzarono decine di migliaia di punte di frecce e di meccanismi di scatto di balestre. Ancora oggi è facile immaginare l'effetto devastante che avevano queste armi. Quanto ancora c'è da scoprire sottoterra, oltre all'esercito di terracotta? Molto, moltissimo. In effetti alcuni ritrovamenti hanno fatto capire che l'esercito di terracotta non è la sola meraviglia sepolta, ce ne sono tante altre, come quelle che vediamo qui esposte in questa bellissima mostra sulla Cina alle scuderie del Quirinale.
Guardate, questa per esempio è una musicista. Aveva uno strumento, forse uno strumento a fiato, vicino al viso, che essendo di legno è scomparso. Indossa una tunica lunga che stringe i fianchi, mettendo in risalto un corpo esile, slanciato, i capelli raccolti dietro la nuca, cioè in perfetta sintonia con il canone di bellezza loro in voga nel periodo Han. Non era la sola, altri musicisti sono stati rinvenuti, proprio risalenti all'epoca dell'imperatore Qin. Anzi, è un po' come se questo imperatore avesse voluto circondarsi di una sua corte virtuale, che stesse vicino a lui anche dopo la morte. In questo senso c'erano anche dei funzionari e degli eruditi, riconoscibili da uno speciale attrezzo, un raschietto raffigurato sulla cintura che serviva per correggere gli errori di scrittura sulle tavolette di legno. Queste statue sono state riportate alla luce solo di recente in una fossa situata all'incirca mezzo chilometro dal grande tumulo. Nell'angolo destro, infatti, hanno notato un corridoio e dentro gli architetti dell'imperatore avevano ricreato un intero paesaggio fluviale. Ed ecco una di quelle straordinarie gru di bronzo. È stata ritratta nell'atto di catturare un pesce e sembra reale, anzi sembra quasi che sia stata pietrificata in quest'atto. In tutto, pensate, sono stati ritrovati più di 40 volatili di bronzo, alcuni ritratti mentre dormivano, altri mentre nuotavano, eccetera. E tutti erano messi in fila lungo questo ruscello sotterraneo. Questo sì, era vero. Queste sculture di bronzo sono davvero delle meraviglie, ma rimangono molti punti oscuri sul modo col quale le hanno realizzate. A tal punto che alcuni restauratori del Museo Centrale di Magonza, in Germania, si sono recati direttamente in Cina, sul posto, per rimuovere le tracce di corrosione e scoprire alcuni segreti della loro antica lavorazione. Una lavorazione avvenuta, pensate, più di 2000 anni fa. Anche per quanto riguarda l'esercito di terracotta, le sorprese non sono finite. In effetti, gli esperti, gli archeologi, hanno individuato non meno di 160 altre fosse da dover scavare, tutte comprese in un'area di poco più di 2 km quadrati. E forse riemergeranno dei capolavori come questo splendido carro da battaglia, una quadriga con i suoi occupanti. Naturalmente tutte le parti di legno sono scomparse, ma è rimasta intatta la tensione dell'auriga, dei due soldati a bordo e degli animali pronti a scattare all'attacco esattamente come facevano 20 secoli fa. Quindi c'è forse ancora molto da attendersi da questi scavi, magari con nuovi corpi d'armata sotterranei. Intanto c'è una curiosità. Non lontano dagli scavi, qui a Xi'an, stanno emergendo altri soldati, non dal sottosuolo, ma dai forni di questa fabbrica che sta costruendo copie delle statue a tutto spiano. Sono copie destinate a partire per le più diverse destinazioni. Fascino dell'esercito di terracotta ha colpito un po' tutti nel mondo e le richieste sono tantissime per avere in casa un fante, un arciere o un balestriere. Dentro questi locali degli artigiani del posto producono in continuazione intere armate di tutte le dimensioni. L'argilla è la stessa, viene lavorata con dei calchi e poi rifinita a mano. Come quelle originali, anche queste statue sono montate in quattro pezzi. I forni sono ancora molto semplici e funzionano a carbone. La temperatura viene portata fin quasi a 1000 gradi e la cottura dura 5 giorni. La tecnica probabilmente non è molto diversa da quella che veniva usata in passato. A proposito di colore, va detto che in origine queste statue erano tutte colorate e in base agli studi fatti si è riusciti anche a capire qual era la policromia. L'imperatore non avrebbe mai pensato che l'armata che aveva messo a difesa della sua tomba un giorno si sarebbe moltiplicata e sarebbe partita verso altri paesi lontani per un nuovo tipo di conquista, quella dei mercati dei souvenir. Ma c'è un'altra scoperta enigmatica che esce dagli scavi, quella di centinaia di armature vuote in pietra. Sono state ritrovate in pezzi vicino alla collina dove si trova ancora nascosta la tomba dell'imperatore.
Si pensa che ve ne siano tantissime di queste armature vuote, forse addirittura decine di migliaia. Qual è il loro significato? Secondo certi esperti, si tratterebbe di un'offerta votiva per le anime di soldati rimasti uccisi in battaglia e senza sepoltura, che potrebbero vendicarsi e che invece, in questo modo, possono ritrovare idealmente il luogo della loro pace eterna. Anche per la costruzione della tomba, molti morirono durante i lavori e sono state trovate le ossa, che sono probabilmente i resti di alcuni degli operai. Infatti l'archeologo Duan Chimbo ha scoperto ben 100 scheletri, tutti in una fossa comune, appartenenti a uomini tra 20 e 30 anni. Dall'analisi delle ossa è emerso che al momento della morte queste persone avevano tra i 20 e i 30 anni e che in maggior parte erano denutriti. Le ossa inoltre erano per lo più sparse e non abbiamo trovato suppellettili funebri. Questo mi fa pensare che si tratti degli operai che hanno costruito il mausoleo. E c'è di più, molti crani presentano delle fratture, ciò significa che non sono morti di morte naturale e che probabilmente sono stati giustiziati. Da 2000 anni la parte che risulta visibile della tomba di Qi Shi Huangdi è una collina alberata, alta quanto la grande piramide di Giza. Ma cosa c'è all'interno? L'unico documento esistente che lo racconta risale a 100 anni dopo la morte dell'imperatore. Ecco qual è la descrizione che ne fa. Nella volta è rappresentato un cielo stellato con gemme incastonate nel soffitto. Il pavimento, dice ancora il documento, riproduce una mappa della Cina e i fiumi sono riempiti di mercurio liquido. C'è una macchina che li fa scorrere, una specie di clessidra ad acqua, da quanto si è capito, che finché funzionava garantiva il movimento. Una tomba fatta di bronzo e piena di mercurio, migliaia di tonnellate di mercurio. Gli archeologi cercano oggi di ricostruire con vari strumenti, anche con dei radar di profondità, la struttura della tomba sotterranea. Ecco come dovrebbero presentarsi le mura esterne, poi la struttura interna. Una vasta piramide rovesciata è divisa in due. Lo spazio è grande quanto un campo di calcio. Il tetto della piramide, al momento della costruzione, era esposto all'esterno. Poi fu ricoperto dalla terra. Questo tumulo è stato esaminato dagli scienziati per 10 anni e sono stati compiuti ben 4.000 carotaggi del terreno, ricercando le tracce di eventuali vapori risaliti dal sottosuolo per capire se potrebbe essere vera la descrizione che nella tomba si trovano fiumi di mercurio. Non sarebbe difficile entrare nella tomba, basterebbe scavare pochi metri di terra, ma nessuno vuole per ora penetrare all'interno. E non è soltanto per rispetto che si deve al fondatore della Cina, ma perché c'è un grosso problema tecnico. Non si sa quali danni potrebbe provocare l'aria entrando di colpo in un ambiente chiuso da oltre 2000 anni e nessuno vuole rischiare di compromettere un ritrovamento che potrebbe essere uno dei più sensazionali della storia dell'archeologia. La tomba dell'imperatore infatti potrebbe nascondere molte altre cose visto l'immenso apparato che la circonda. Gli archeologi però non vogliono correre rischi e non cominceranno a scavare fin quando non avranno tutte le informazioni e i mezzi necessari per evitare qualunque danno a questo straordinario sepolcro al mercurio.